Per un ateo o un'atea, il corpo è una prigione. Questo video di oggi va a descrivere una mia opinione che reputo sacra, no? Perché? Perché ha del vero da raccontare. Ed è l'opinione secondo cui un ateo o un'atea reputa il suo corpo come una prigione. In che senso? Visto e considerato che un ateo o un'atea rifiuta di fatto l'esistenza di un Dio, rifiuta di fatto l'esistenza di un'entità soprannaturale, pensa in cuor suo che questo corpo dovrà marcire, no? E questo corpo sia intrappolato su se stesso senza poter uscire. Visto e considerata che l'ideologia atea vuole che non ci sia un'anima. Quindi, mentre il cristiano, il cattolico, il credente pensa che dentro questo corpo ci sia un'anima, l'ateo, la persona che non crede in un Dio, pensa in cuor suo, o meglio nel suo cervello, proprio che viviamo e siamo materia. Materia fine a se stessa, che rimane là dove si trova e soprattutto che non ha presente al suo interno un'anima. Non essendoci un'anima, ne viene fuori un ragionamento molto semplice, quale punto interrogativo? Quello secondo cui, in mancanza di anima, viviamo, secondo l'ottica atea, in una sorta di prigione, cioè noi siamo intrappolati. Secondo un ateo, all'interno di questo corpo senza poter uscire fuori. Mentre il cristiano, mentre il credente ha una visione bella, no? Positiva della vita, perché il cristiano, il credente, ha una visione tuttavia buona, ottimistica della vita, no? Secondo cui c'è un'anima che esce fuori dal corpo e poi quest'anima va, o meglio sale in cielo e si va a ricongiungere con Dio, Padre Onnipotente. Secondo invece l'ideologia non cristiana, non credente, quindi atea, noi siamo intrappolati in questo corpo, viviamo in una sorta di prigione, in una sorta di carcere, in cui non possiamo uscire, ma siamo intrappolati all'interno. Questo che cosa significa, tradotto in parole povere? Che non riusciamo de facto a trovare la via d'uscita, cioè per l'ateo, per la persona non credente, non c'è una via d'uscita. Moriamo, moriremo, ora siamo intrappolati in questo corpo e non troviamo, ripeto, la via d'uscita, non troviamo il modo per uscire fuori. Mentre invece il credente pensa che la morte sia la prima via d'uscita che esista, no? Perché pensa che ci sia un'anima dentro di noi che vada via da questo nostro corpo, lasciando il corpo all'interno di una bara o di un tumulo, quindi in un loculo, da dove uscirà fuori però, diciamo così, un'anima. Ecco, ovviamente il ragionamento che fa un ateo è un ragionamento triste, no? A ben guardare, a ben vedere, a ben ascoltare, è un ragionamento piuttosto cupo, piuttosto opaco. Ma sappiate che effettivamente, secondo la mia opinione, fotografa in maniera concreta e non astratta quella che è la realtà, cioè che noi effettivamente moriamo, lasciamo questo pianeta qua sulla Terra e questo corpo si andrà a trasformare in un cumulo di polveri, cumulo di polveri che diverranno tali con il passare del tempo. Questo significa che con il passare degli anni, anche di molti anni, moltissimi anni chiaramente, a seconda di dove è stato messo il corpo, si va a sciogliere, cioè in pratica va a disgregarsi in elementi più semplici,
fino a ridursi, con il passare di moltissimi anni, ripeto, in polveri, polveri quindi in, tra virgolette, sabbia, frammenti ossei. Ecco, io non sto dicendo in questo video che una delle due categorie abbia ragione o una delle due categorie abbia torto. Io sto affermando quelle che sono le visioni che una ha e l'altra possiede. Quindi la visione secondo cui l'ateo vede il corpo come strumento fine a se stesso, che rimane qua a marcire sulla terra, a putrefarsi, e siamo, diciamo così, schiavi, o meglio, prigionieri di questo corpo. Noi siamo intrappolati in questo corpo a tutti gli effetti, a livello fisico, a livello materiale, siamo materia. Dall'altra parte però c'è l'ideologia, chiamiamola cristiana, cattolica, religiosa, che vuole, o meglio, che, diciamo così, va a descriversi, secondo cui c'è un Dio e non siamo intrappolati in questo corpo perché abbiamo un'anima, ripeto, secondo l'ideologia cattolica cristiana, che uscirà da questo corpo non appena moriremo, non appena subentrerà la cosiddetta morte. Ecco, ognuno deve essere libero chiaramente di pensare tutto ciò che vuole, ognuno deve essere nella piena consapevolezza di capire, di rendersi conto, di riflettere autonomamente in maniera serena, quindi tranquilla, di quelli che sono gli aspetti che riguardano in primis la morte, che comunque riflettendoci bene e dovendola vedere in maniera piuttosto ottimista è l'evento più naturale che esista. Cioè, se c'è una cosa sicura in questo pianeta che coinvolge tutti gli esseri viventi è proprio la morte. Non c'è un'altra entità innaturale come la morte, quindi è una cosa naturale, concreta e non astratta, che si verificherà in tutti gli esseri viventi. Al di là di questo ragionamento, però, bisogna anche valutare e tenere conto dell'ideologia, chiamiamola cristiana, quella che vuole, quella secondo cui esiste un'anima. Quindi fate voi le vostre considerazioni, fate voi i vostri pensieri. Certo è che l'ideologia cristiana si sposa bene con l'ottimismo, cioè l'ideologia cristiano-cattolica è di fatto, de facto, ottimista e no pessimista. Vi ringrazio di vivo cuore per la visione di questo video di oggi, anche perché credo sia necessario un, diciamo così, video che tratti un argomento delicato come questo. Chiaramente vi chiedo di iscrivervi a questo canale, vorrei arrivare ai 1000 iscritti, sto a 636 circa, da come ho letto ieri. Arriviamo ai 1000 iscritti e vediamo che succede. Da Leandro Smelli è tutto, al prossimo video.